Si comincia a produrre anche l'auto elettrica e la 500 elettrica in Italia, è sicuramente un fatto positivo. Sappiamo per primo, non lo dico io, lo dicono Finfiom e Wind di Torino, che hanno avanzato una piattaforma, che sanno perfettamente che la 500 elettrica, di cui si parla 80-90 mila pezzi all'inizio, non è sufficiente a garantire quei livelli, e c'è la necessità che oltre all'elettrico si investa anche sull'ibrido, che si investa anche su nuovi modelli, che si faccia anche un'operazione. Costa tanto. So che essendo una 500, adesso non ho, son pratico, a un certo livello di costo. Da questo punto di vista, quello che io sto dicendo, insisto, nel futuro il problema non sarà quanto costa l'auto, perché nel futuro la gente non comprerà l'auto, comprerà l'uso dell'auto o il servizio dell'auto che ha bisogno. Allora, quello che le sto dicendo è che o si fa sistema, si rinnovano le flotte, si ragiona in senso generale, e da un certo punto di vista quello che noi abbiamo discusso al governo non è se ha dato un prestito o non ha dato un prestito a un'azienda. Il problema è che, banalmente, l'azienda francese che sta facendo l'accordo con FCA, al suo interno c'è anche il governo. E il governo francese, a diversità di quello italiano, ha fatto un piano che parla di politica industriale, e c'è lo Stato che è dentro in quota quella società. Certo. Quindi quello che noi abbiamo rivendicato al governo, e gli abbiamo detto che non l'ha fatto, italiano, era che quella era l'occasione, non per dire di no al prestito, l'occasione doveva essere di fare un tavolo di trattativa in cui si ragionasse non solo di FCA ma anche di tutto il settore della componentistica, dove lavorano 300.000 persone in Italia, per costruire un'idea sulla mobilità e costruire quindi un sistema che riguarda... E questo non si è fatto invece. E questo è quello che noi stiamo chiedendo. E noi rivendichiamo, e da un certo punto di vista sarebbe stata una cosa logica, secondo me, se nel periodo che ha dato il prestito, oltre a chiedere, come ha fatto giustamente, di non delocalizzare, di garantire l'occupazione per 3 anni, noi al governo avevamo anche chiesto se entri, potrebbe essere il momento che anche il governo italiano entri in quota azionaria, visto che a fine anno si discuterà di fusione e visto che abbiamo un problema di presenza in senso generale. Quindi io non sto discutendo. Spieghiamolo bene questo passaggio, perché magari non tutti lo hanno. È importante quello che si dice. Si fonderanno il gruppo a fine anno. Cerchiamo di farlo capire. Sì. A fine anno il gruppo francese, certo, e FCA si fondono. Chiaro. E quindi a fine anno molto probabilmente non c'è più né FCA né Peugeot, c'è un'altra società. E questa nuova società, la maggioranza, non ce l'avrà l'italiano. L'altro... la FCA, che non è più italiana, che sia da un'altra parte, ma c'è il rischio che la maggioranza ce l'abbiano i francesi. A quel punto lì, qual è il progetto industriale che si farà e che per si discuterà? Dentro i francesi, mi permetto di dire, nella società francese, tra gli azionisti c'è anche lo Stato francese. E noi che facciamo? Certo. Punto. Però, allora, fra l'altro, dicendo... Landini, guardi il titolo che Ermanno le ha messo dietro, il semestre nero, dimezzate le vendite, da questa fusione uscirebbe fuori, sì, un gigante diviso in diversi continenti, però con sovracapacità produttiva in Europa, perché sia il gruppo PSA sia il gruppo FCA hanno molti impianti in Europa, quindi qualcuno potrebbe rischiare di chiudere. Lo dicevo prima, non è sufficiente parlare di auto elettriche, in futuro ci sarà anche l'auto ibrida. Aggiungo, ci vorrebbe un piano nazionale di investimento sulle energie rinnovabili, anche sull'idrogeno. La Germania ha stanziato un piano mettendoci 10 miliardi di investimento sullo sviluppo delle tecnologie all'idrogeno. La Francia sta facendo le stesse cose. Allora, quello che io sto dicendo è che oggi, se vogliamo pensare al futuro, dobbiamo essere in grado di fare una politica industriale che non abbiamo mai fatto, non lasciata semplicemente al mercato, ma in cui anche lo Stato ha un ruolo. E perché questa cosa è importante? Guardate che anche i soldi europei Il direttore del Foglio, con questo overdose di landinismo, soffre. Su questo,